Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Bolognini, referente del registro elettronico. In questo tutorial vi mostrerò come procedere alla giustifica delle eventuali assenze dei nostri alunni, dei vostri figli. Quest'anno la procedura non sarà effettuata come sempre utilizzando il libretto delle giustifiche, quindi in modalità cartacea, ma verrà realizzata in modalità digitale. Appunto entrando nelle funzioni che il registro elettronico mette a nostra disposizione. Cominciamo subito e vi faccio vedere come procedere. Allora, vado sul sito della scuola, seleziono registro elettronico famiglie, entro con le credenziali che ognuno di noi ha, username e password e accedo. Perfetto. Ora, in questo caso, e nei prossimi giorni sarà così, vi verrà chiesto, ed è una funzione obbligatoria, quella di accettare l'informativa. Ovviamente l'informativa riguarda, diciamo, l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 che stiamo tutti quanti vivendo e quindi mi viene richiesto di leggere con attenzione questo patto tra la famiglia e la scuola. Questo patto si può anche cliccando, si può anche stampare o comunque mantenere come file a parte nel vostro computer, oppure semplicemente va letto in questo caso. Ora, per confermare l'avvenuta lettura dell'informativa è necessario fare due cose: dichiarare di aver letto la presente informativa e compilare il campo del PIN. Ora, a proposito di questo, anticipando magari le domande di qualcuno di voi, sicuramente qualcuno mi potrà chiedere insomma dove trovare questo PIN. Allora, il PIN viene generato dal sistema e viene, diciamo così, allegato nel file che voi avete sicuramente ricevuto o dalla scuola oppure direttamente da Axios, dove avete trovato le vostre credenziali di accesso, quindi il vostro codice a quattro cifre, più la vostra password. Sotto viene anche indicato questo PIN che serve sia per procedere sul registro che anche per poi andare ad effettuare la reale giustifica. Per cui, per tutti quelli che non avessero questo dato, dovrebbero fare nuovamente la procedura di richiesta della password, quindi simulare una password dimenticata, quindi inserire la propria mail nello spazio dove va il codice utente, cliccare su password dimenticata. A quel punto arriverà nuovamente da Axios la comunicazione con i vostri dati, e tra questi dati, ripeto, codice a quattro cifre e password, troverete anche il PIN, che chiaramente vi consiglio di segnarvi in questo caso. Poi nel registro farete la modifica della password, che ricordo essere temporanea, e da quel momento avrete tutti quanti i codici che sono utili per espletare appunto le funzioni, quali per esempio quelle della giustifica. Quindi, continuando, io inserisco qui il mio PIN, eccolo, e procedo con accetto. Nel momento in cui faccio questa operazione, posso finalmente arrivare all'interno del registro. Allora, una volta all'interno del registro, noi avremo questo tipo, diciamo, di schermata, dove, se andiamo a guardare qui, dove c'è questa leggenda, abbiamo questa faccina che ci indica assenze da giustificare. Allora, io adesso devo andare un attimo nell'anno scolastico precedente, perché su quell'anno scolastico, vedete, allora, Bolognini Mattia, a me genitore indica che ci sono delle assenze da giustificare. Se clicco sul nome, quindi seleziono l'alunno e vado nel campo assenze, troverò qui l'elenco, no, delle assenze che hanno bisogno di essere giustificate. Come si procede alla giustifica? Allora, io seleziono la giornata che mi interessa giustificare e clicco su giustifica. Ecco qua, mi appare questa schermata. Abbiamo il motivo dell'assenza, impegni sportivi, motivi di famiglia, che io posso andare a selezionare,
quindi io per esempio metto motivi di famiglia e poi devo andare ad inserire lo stesso identico PIN che mi viene richiesto, che mi è stato richiesto all'inizio per avvenuta lettura dell'informativa Covid e faccio giustifica. Vedete che l'assenza da qui è scomparsa e l'assenza è comparsa tra le assenze invece giustificate. Ora, in caso di più di un giorno di assenza, come in questo caso, io ho la possibilità di giustificare assenze multiple. In che modo? Basta chiaramente flaggare tutte e due le assenze a cui io voglio riferire l'operazione di giustifica. Premo giustifica, mi appare la schermata, in questo caso metterò motivi di salute, per esempio, e vado sempre a confermare con il PIN personale del genitore quello che abbiamo detto prima. In questo modo avrò giustificato entrambe le assenze. Ora, in questo caso, Mattia non ha più assenze da giustificare e vediamo un secondo se, uscendo dal registro e poi rientrando, questa cosa la sto facendo con voi per, diciamo, scoprirla insieme, vediamo se entrando nel registro, ecco, Mattia non ha più la faccina perché in realtà non ci sono più assenze da giustificare. Allora, questo è quanto. Io come sempre resto a disposizione di, insomma, chiunque abbia problemi, abbia bisogno, diciamo, di assistenza. E una piccola raccomandazione, il PIN è da considerarsi strettamente e assolutamente personale, esattamente come se vogliamo anche il vostro codice d'accesso e la vostra password, perché il PIN in particolare da quest'anno viene ad essere considerato come una firma ufficiale. Nel momento in cui viene inserito un PIN che riguardi la lettura di un'informativa o che riguarda una giustifica, per noi è come se il genitore prende visione, è al corrente e firma. Quindi raccomando la massima attenzione nel salvare questi dati in modo da averli sempre a disposizione e custodirli in maniera gelosa in modo che nessuno possa appropriarsene. Questo è tutto, vi auguro un anno sereno, un anno scolastico sereno per tutti, per voi e per i vostri e i miei figli, per tutti i figli. Arrivederci.